Ma noi utilizziamo questo termine in tutta la Toscana, sciamazzon, per qualsiasi cosa. Sciamazza il lavoro, sciamazza le crisi, sciamazza l'inquinamento. È un modo estremo, come è la nostra lingua, che però racchiude anche delle sfumature ironiche abbastanza sostenibili. Sciamazzon, tradotto dal toscano, significa ci ammazzano, ma pronunciato come si deve, è anche un richiamo al grande gigante della distribuzione online che sta letteralmente uccidendo le piccole botteghine. Questo è il tema di Tovaglia a Quadri, edizione numero 23, una manifestazione ospitata come sempre nella bellissima Anghiari. Oh, io ho beccato l'offerta di quello scemisetto che cercavo da tanto, eh? 7 euro, più 10 euro per la spedizione, ma quella conta, eh? Conta, va? Io l'ho trovato a 6,99 euro. Ecco, me lo immaginavo. E con Prime, mi arriva prima del tuo. Figuriamoci. E senza spese. Un'esperienza fatta di cibo e di storie di largo raggio, di prospettive anche nazionali a volte, anche se partono dal locale, cerchiamo sempre di estendere il racconto in modo tale che anche uno spettatore straniero possa godere dei tempi, dei ritmi, della cucina, del cibo e riflettere un po' ridendo. Spesso il cibo diventa anche poco digeribile per gli argomenti trattati. Buongiorno Italia, connessione al dente, e con un server come presidente, con l'iPhone nella mano destra e un wifi sopra la finestra. Una nuova aggressione di questo esercito digitale delle multinazionali che è entrato nei centri storici corrompendo quello che è la storia e la vita dei negozi. I negozi nei centri storici sono la vita di relazione. E questo nuovo esercito ricorda un po' l'invasore di 100 anni fa e in mezzo a questa storia infatti riportiamo quelle che sono state le vicende degli angheresi che hanno combattuto la prima guerra mondiale, quindi un parallelo fra la prima guerra mondiale e la nuova guerra digitale globalizzata. Lasciatemi comprare.